giochiamo. Che coreografia, eh? Benissimo, che coreografia. Mi sono molle. Qua Milly Carlucci adesso ti chiama. Buonasera, allora. Buonasera a tutti, benvenuti, sì, in questa splendida cornice del Bar Stella. Applauso. No, quando dico splendida cornice voglio l'applauso. Sempre. Sì. Allora, Stefano, tu non hai idea del successo che sta avendo il mio gioco nel mondo. Non hai idea. Veramente. Ce l'hai un'idea? E in Italia no, però. In Italia no. Nel resto del mondo. Perciò, quindi, sto studiando... Ma te ne vorresti andare dall'altra parte? No. Siccome quindi sto avendo successo in tutto il mondo, mi arrivano delle proposte, delle richieste. Real Madrid, Barcellona, insomma, queste robe... Che è Real Madrid? E è allora, una città Real Madrid. Per questo motivo, perciò, sto studiando l'inglese. Tu sai cosa vuol dire faster? Faster, più veloce. Per questo motivo sto studiando l'inglese. Sai cosa vuol dire faster? Va bene, allora, oggi una cosa incredibile, faremo il gioco. Faremo il gioco preferito dagli italiani, che è la canzone nascosta. Ma la noi siamo nascosta. Sicuri che questo... Sì, allora, io vorrei vedere chi fa i sondaggi. Quindi pregherei il maestro Perry Scotti... Incompleta, la canzone incompleta. Perry Scotti. Perry Scotti. Di cantare la sigla di questo gioco. Vai! Qual è? È incompleta questa canzone qua. Però oggi scassiamo il mazzo. Spacchiamo il mazzo perché la facciamo lì. Ho deciso questa cosa. Addirittura. Canto io. Buonasera. Vieni Stefano. Allora spieghiamo le regole brevemente per chi non ci guarda. Allora le regole sono molto semplici. Io canterò una canzone a un certo punto ometterò una parola e voi dovete indovinare qual è la parola mancante, giusto signor? Chi è? Sì. È giusto. Allora, vuoi venire qua oppure canto da solo? Ti senti un po' solo, di la verità, ti ho visto che stavi cercando. Mi metto qua. Va, allora, canto io. Allora, c'è qualcosa... attenzione, oggi sono 5 milioni in premio. 5 milioni... In palio. 5 milioni di lire, però ne abbiamo trovato in uno scandinato, non sappiamo che farcene, purtroppo. Vabbè, non siamo riusciti a cambiare. Vabbè, è comunque un cimelio. Aldo. No, che Aldo? Aldo è quell'altro, questo è Ciro. Lascia perdere. Non l'ho fatto apposta. Va bene. Vabbè, ci conosciamo da soli 5 anni. Vabbè. Allora, c'è qualcuno al telefono? Speriamo di no. Buonasera! Ecco qua, buonasera. La signora Gerarda di Vairanosca, ma lei come fa a stare sempre in linea? Come fa? Tutte le sere prende la linea Gerarda di Vairanosca. Come possibile? No, ma io pago proprio una persona, Mica sto io vicino al telefono, io ho altro da fare. Paga una persona che sta là a prendere la linea. Vabbè, brava. Allora, è un investimento. È un imbecille. Allora... quale investimento? Inizia con... Allora, lei sa come funziona la canzone? Io l'ho appena spiegato, ha capito, giusto? Ma sì, ho capito. Va bene, allora prego il maestro Katy Perry di mandarmi la prima canzone che canterò io. Allora, attenzione, Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando... Ti è venuta male? Però vabbè, non è difficilissimo. Allora, signora di è proprio un access level, è proprio una cosa, no? Bravo. Sì, però io spendo tanti soldi per prendere la linea e tu mi fai una cosa così difficile. È difficile, signora Gerarda. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando... Questo è un aiutino? Datemi un aiutino. Sa già nella parola, è una parola. È una delle parole della frase che si ripete. Dimmi quando Rispolvero la mia laurea in lettere.
mettere. Allora, considerando la metrica, l'eptametro settenario e l'alternanza metatestuale, direi che la parola è dimmi. Come dimmi? Sono un cretino. No. Signora, tu sei un cretino. Ma perché? Non è dimmi. Perché? Eh sì. Vabbè. Signora. Scusa. Non offendere la concorrenza. Proviamo. Proviamo, vediamo se... Momento. Dimmi quando, dimmi. Ha perso. Posso signora. Dire? Non stava male. Non ci stava male. Metricamente ci stava male. Non ci stava male, però purtroppo ha perso. Ci siccome io questi 5 milioni però in lire glieli voglio regalare, perché facciamo non un'altra, facciamo un'altra canzone. I topi. Un'altra canzone. Allora, facciamo un'altra canzone, però chiedo scusa all'orchestra. Vai, vai, forte. Chiedo scusa all'orchestra fin da adesso, però la vorrei fare a cappella. Ah, ma certo. Tanto la posso fare, la voce ce l'ho. C'è allora, pure la faccia. Scusate, allora attenzione, la seconda canzone è questa qui. Non l'ha capita. Sandokan, Sando. Vabbè, però lo fai apposta, Luciano. Signora, ti prego, dammi un aiutino. No. A parte come il fatto un aiutino? Che quella è una. Quella signora, è una parola Sando che can, Sando, cioè, viene dopo Sando. Sando Stefano! Sando Stefano. Ha sbagliato, sei signor. Un cretino, capito? Ma chi lo dice? Ma signora. Cretino. Ha perso, no, signora, ha perso. Era Sandokan e Sandokan. Vabbè, pazienza. Sarà per la prossima volta, tanto non mancherà occasione. Mi sembra di capire. Mi sembra di capire. Vabbè. Grazie, signore. Grazie al gioco di Luciano. Maestro, sigla. Aldo. Questa canzone è incompleta qua, questa canzone.